Ragazzi, buongiorno ragazzi. Allora, mattinata abbastanza noiosa per tanti aspetti che poi vi dirò nel corso della giornata, dai. Attualmente ho avuto una notizia, però non so se è confermata o no. Ho appena accompagnato Lucia. Ora mi sto dirigendo, ma non lo so, andrò a prendere un caffè, dai. Giornata di sole, ci stanno 27 gradi e sono le 9 e mezza di mattina. Un caldo africano. Caldo africano, ano. Ano. Buongiorno amici Seciupi. Che buongiorno ragazzi. Sono le 7:20. Sono le 7:20. Si sta lavando. Oh, non c'è bisogno che E entri. la spazzola che ti ho regalato? E fa caldo comunque. Ah, ma fa caldo. Ho speso 157.000 euro. Non vedi che non mi sto neanche stirando. Com'è? Non vedi che neanche li sto stirando, giusto per asciugare. Addirittura. Fa caldo, anche perché voglio questo scirocco. Questo Speriamo. scirocco l'altra volta che ho provato a farlo mi sono. Testa giù qui. Niente, venendo qui avanti tutto, qua come si chiama? Come si chiama questo programma? Reazione a catena con Ama. Con Ama. Ieri abbiamo vinto l'Italia 2-0. E mo giocheremo alle 15 contro la Svezia, per la squadra che fa un po' cacare. Speriamo di vincere. Perché se si vince quella, diciamo che è fatta. Diciamo che è fatta e siamo passati. No, non abbiamo fatto nulla oggi pomeriggio. Non siamo neanche scesi. Non siamo neanche scesi. Proprio i vecchiarelli, proprio a casa. A casa, no, Gio? No, baby! Baby, 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 boo! Eh sì, stasera sono seduto qua, stasera. Chissà perché, ma chissà quale avvenimento. Forse si sono allineati i pianeti. No, so che sto dicendo, guardatela. Come mangia il formaggio. Squeak, squeak, squeak. È pulissimo, c'è il formaggio qua. Una cosa proprio obrobriosa. Obrobrioiosella. Stiamo vedendo il Portogallo che vince già 1-0. E fa caldo, io sono un po' appiccicaticcio. Prima di venire a letto ti fanno una bella doccia. Una bella doccia con lo spumante. Spumante energizzante. Quindi si Ah, mi hai può graffiato. ancora più appiccicaticcio. Ma ne siete te, date a me. Se vuoi il piatto. No, dammi una ciotola. Allora su quella di lì. A te che l'ho mangiato. Stasera ragazzi sono le ultime due puntate di Comorra. E io so già cosa succederà. Oh, io l'ho mangiate! Le olive? È brava la nostra Ho una qua. e se l'è mangiata. Ma si vede che sta gustando, sta crescendo, allora sta gustando i sapori. Perché sanno che quando si è piccoli, no? Non piacciono. Com'è? E beh, dai. No, però stavo spiegando agli amici, no? Quando si è piccoli alcune cose non piacciono, poi crescendo dici sì, quello sì, è vero. no, le assapori. È vero, io sì.
Mo non ricordo, mi devo ricordare che cosa non mangiavo da piccola. I formaggi. Quello è sempre stato nel mio cuore. C'era un po' di cose che non mangiavo da piccola, invece ora... Le gusti. Le gusto, le mangio. Ma io la cosa che sto gustando è... Anche la mortadella, quando ero piccola non tanto la mangiavo. No, il mais. Mais no. Ehi, Lili. Sto facendo? No. No. Lili. No. Sta facendo? Vicino alle calamite. Non si mangiano quelle, ciò. E non si leccano. Ehi. Tu l'ha fatto? Grazie a lui. Non pensare. No, Lili. Ma sai che c'è il finocchietto, cioè. Quanto è loffo con quel finocchietto. Che poi le due zampette loffie. Fine fine. Lei è sporco di resina, guarda. Sta sfidando. E lei continua, vedi? Sta sfidando. Continui. Non si è guardato nessuno. Vabbò, dai. E niente, no, quando sei piccolo non si gusta quello, poi quando si cresce. Comunque sto dicendo, io sto iniziando a gustare la verdura. Invece io a Enzo, mio cognato, gli ho fatto assaporare il mais. Ti ricordi il mais? Com'è che tu non te lo mangi, amore, se te lo mangi il mais? Perché lui dice che è il mangiare dei piccioni. Ma sai perché stava puntando là? Perché pensava l'olivo sotto? Non lo so che cosa ha mangiato, che è caduto sotto, perché come ho spostato. Pum. Na. Va bene. Quanto è buono. Sai meglio. Oh, io il cornetto, sa. Non è che vuoi un big chop? No. Però ce n'è solo uno che ti fa il no. Non è così. Ho detto. Non è così, allora si faceva sorteggio, non è come dici tu. Ho detto, no, io mi mangio il gelato. Io mangio un big choc, tu che vuoi? Ma perché erano tre e te li sei fatti tutti e tre. Quando te l'hai detto? Te li sei fatti tutti e tre, ti nascondo. Vabbè, qual è il problema? Qual è il problema? È che uno almeno me l'avresti lasciato a me. Va bene. Uno. Va bene. Due sono pari, tu che porta male. No, quanto è buono quello, il pane e il cioccolato. Quanto è buono. Quanto è buono, vedi? Segno. Poi quando vuoi quello che sto mangiando io. Quanto è buono, va bene. All'ennesima potenza. Uè. Guardate. TV nel letto. Cioè, no, TV nel letto. Cioè, Ettore, tu mi hai mandato un messaggio e hai detto, no, la televisione nel letto no. Allora noi utilizziamo questi video, mo, ad esempio, stiamo vedendo Made in Sud, no? Un po' delle pillole, un po' ristretto. Quindi, siccome è iniziato alle 11.20, finisce mezzanotte, cioè per non stare seduti al tavolo... No, inizia dalle 11.05, finisce mezzanotte e 20. E mi ha detto? Alle 11.20 e finisce mezzanotte. Ah, vabbè, voglio dire, dura poco, neanche un'oretta, scarsa un'oretta, no? Quindi per non stare un'oretta così, allora ci siamo messi nel letto. E tu vuoi detto, per questo serve la televisione. Tutto così, sei capito, mo. Per questo serve la televisione, così nel frattempo che si finisce, si spegne, puff. E si dorme. Sei già nel letto. Bene, è come se tu vai, che ne so, come se... E poi ci sono alcune volte magari, no, che già sai che stai già in mezzo in papagna, ma tu già, come si dice, programmi lo spegnimento automatico, il timer, ma tu vedi che metti a papagni man mano che vedi la televisione, magari mentre sto facendo la pubblicità, dici, sì, sto facendo la pubblicità, tu. Ti accompagna proprio lo spegnimento automatico e poi si spegne da solo, che bello. E tu sei perso ormai. E tu stai già al quinto sonno, anzi si sveglia, cioè arriva già la sveglia, no, arriva già la sveglia del domani mattina. Addirittura. E tu dici, ma io stavo vedendo forse la televisione ieri. Vabbè ragazzi, scirocco a morire. Io credo che adesso proprio dormirò. C'è un affanno ragazzi, proprio. Mamma mia.
Che? Che tu? Sto dicendo che c'è la barba. Che? Io di te? Non mi piace con la barba. Lo so. Tu lo fai apposta. Olio, ti volevo farmi crescere proprio la barba così. Sì, tanto ragazzi. Ragazzi, poi arriverà il caldo che non la sopporterà se la taglierà. Ma farò vedere. Anche i capelli, cioè, mi voglio crescere i capelli. Poi 2 o 3 giorni all'olio. Se perché come li lava diventano all'olio, perché con lo scirocco e quant'altro diventano così, allora se li taglierà. Te li farò vedere. Sì, un po' per ripicca si fa fare, però poi vedi che quando fa. Non ce la facevo più. No, quando sopporto, poi quando taglio. Oh, mamma, ragazzi, iscrivetevi, commentate, condividete, mettete un mi piace, mettete quello che volete. Ciao, a domani. Buonanotte.